Buongiorno amici di MIUINews.com, eccoci qua, una piccola recensione sul MiFrame. Che cos'è il MiFrame? È una protezione espressamente dedicata per lo Xiaomi Mi 4, realizzata o quantomeno prodotta da iBuyGo.com, che la vende in esclusiva. Arriva questa piccola confezione, molto carina, come vedete il logo di iBuyGo. Andiamo subito a vedere cos'è e com'è realizzata. Come vedete, come dice il nome, è un frame, quindi è solo una cornice che garantisce un perfect fit sul vostro Xiaomi. È realizzata in alluminio antigraffio, internamente non so se si vede, ha un piccolo velcro che dovrebbe impedire di graffiare la cornice originale dello Xiaomi. Io ce l'ho da qualche giorno, per ora non ho rilevato nessun problema. Comunque dovrebbe garantire una protezione anche di lunga durata. L'installazione è veramente facilissima, è sufficiente appoggiarla intorno al vostro Xiaomi Mi 4, farà aderire perfettamente. C'è una piccola chiusura qui all'angolo che servirà per bloccare, ecco fatto. E ovviamente garantisce tutte le aperture necessarie per il jack, per i microfoni, per le antenne, sotto per gli altoparlanti. E ci sono ovviamente i tasti per l'accensione, lo sblocco, il bilanciere del volume, veramente di ottima qualità, si sente proprio premendoli, è un prodotto veramente ben realizzato. E la qualità costruttiva è ottima. L'aumento di spessore è davvero minimo, si parla di 0,25 mm, in verità sporge solo sul lato frontale perché posteriormente è comunque ancora maggiore lo spessore della back cover. È disponibile in 4 colori, bianco, nero, oro e blu, che è quello che ho io in questo momento, e si abbina perfettamente col bianco per quanto mi riguarda. Un discorso in generale, non riferito specificatamente quindi al MiFrame, riguarda questo delle protezioni rigide, perché sono sicuramente protezioni più durature, ma viene da chiedersi che tipo di protezione può dare o una custodia o un frame come in questo caso che non sia morbido e quindi che ammortizzi un'eventuale caduta. In questo caso sicuramente cadendo frontalmente lo spessore maggiore protegge il display, ma fondamentalmente anche urtando lateralmente l'urto, la botta ricevuta è pressoché la stessa. E, un'altra nota, il prezzo è intorno ai $15 a seconda dello store dove riuscite a reperirlo, anche se attualmente è presente solo appunto su iBuyGo.com. E è possibile trovarne delle repliche anche su altri store cinesi, non so dirvi se la qualità è la stessa, il prezzo è pressoché lo stesso, quindi a questo punto conviene sicuramente riferirsi al produttore originale. Con questo vi saluto, alla prossima recensione.